Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la situazione migranti a Lampedusa, 7.000 quelli giunti nell'isola in sole 48 ore, un appello disperato quello del sindaco Mannino. Intanto sono in partenza da Porto Empedocle le prime squadre di tecnici e volontari provenienti da tutte le province della Sicilia. Disposta l'autopsia sul corpo di Giorgia Migliarba, la 28enne incinta morta ieri a Palermo insieme al bambino che portava in grembo. La procura sta indagando sulle cause del decesso. E Paola Cacciatore, la ragazza trovata morta ieri in un appartamento del centro storico di Alcamo, nel Trapanese. L'abitazione, situata in via Mazzini, era stata affittata dalla 23enne il giorno della sua scomparsa. La macabra scoperta è stata fatta dal proprietario dell'immobile, che ha poi allertato le forze dell'ordine. Sala 6 il numero degli indagati per la strage di Brandizzo, in cui 5 operai sono stati travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. È successo nella notte del 30 e il 31 agosto. Iscritti sul registro degli indagati anche i 4 dirigenti della Sigifer, l'azienda di Borgo Vercelli per cui lavoravano le vittime. Le ricerche di un uomo di 46 anni di Marsala, di cui da giorni i familiari non ne avevano più notizie, si sono concluse nel peggiore dei modi. Il suo corpo è stato trovato privo di vita all'interno dell'abitazione in cui viveva da solo. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.nosicilia.it e sui nostri canali social. Il TG Flash ritorna più tardi.